Salve a tutti! Allora, sono Ilaria Gonnelli, Lalla, e questo è il canale dove parlo delle cose che mi piacciono, che sono pittura, scrittura, insomma delle altre due vite, oltre a quella, diciamo, ufficiale, che è quella di fare l'insegnante di disegno e storia dell'arte. Ok, volevo fare un po', cioè tirare, come si fa? Si fa un bilancio, no? Perché oggi è il 31 dicembre 2022 e il bilancio su questo anno. Allora, questo anno per me è stato un anno molto impegnativo e ho sottratto tante ore al sonno per poter scrivere. E ho dovuto rimandare molto invece la mia ricerca pittorica. In realtà io ho molto pensato anche a quella ed era da giugno che volevo fare un quadro che in questi giorni sto realizzando. In realtà ho comunque disegnato e dipinto per illustrare i due libri che ho fatto uscire. Uno è uscito il 2 febbraio 2022, compleanno del mio babbo che non c'è più. E l'altro l'ho fatto uscire il 13 di dicembre 2022, che è l'onomastico Santa Lucia della mia mamma. Sono molto fiera di questi due libri, che sono due libri di intrattenimento, però affrontano, io penso, il genere della storia d'amore, comunque, con alcuni stereotipi, ma anche scardinandone altri. E poi appunto li ho anche illustrati, ho creato una commistione, cioè, tra il genere rosa erotico e la storia dell'arte, perché il personaggio maschile ha delle sorte di visioni di arte quando guarda la protagonista, insomma, quindi è stato sempre un modo, alla fine non riesco a scappare dalla mia natura di insegnante di storia dell'arte. Comunque, mi sono data tanto da fare, non potevo togliere il tempo ai miei figli. E neanche i miei studenti, perché prima di tutto per sentirmi in pace con me stessa dovevo insomma adempiere ai miei doveri, e quello di stare con i figli non è un dovere, ma è un piacere, è una ragione di vita anche. E quindi quando scrivere, ma alla mattina alle 5, prima che suoni la sveglia delle 7, quindi ho scritto molto la notte, ho scritto in vacanza al mare quest'anno, tanto per il secondo libro. Che ho finito da poco, quindi è uscito. Allora, sono molto contenta. Il primo comunque venduto sulle 200 copie, e poi ce ne sono state tante scaricate gratuitamente. Non è tantissima, ma non è neanche male. Il secondo venderà probabilmente la metà, perché è un film, è un libro migliore. Ho detto film, cioè, ho avuto questo lapsus freudiano. Perché effettivamente io sono un amante del cinema e quando scrivo mi immagino le scene proprio come se le vedessi, e quindi trovo che le mie storie forse potrebbero essere un buono spunto per realizzare dei film in un mondo migliore dove si realizzano tutti i desideri. D'altronde stanotte, la notte di San Silvestro, si devono esprimere desideri per il futuro. Allora, siccome tanto esprimendoli a bocca chiusa non è vero che si realizzano, e mi sono resa conto che l'unico modo per realizzare i propri desideri ormai da tempo è realizzarli con le proprie forze. Io desideravo scrivere un libro, ne ho scritti due già, e spero che ne scriverò molti altri. Diventerà una saga dei colori, spero. I libri si chiamano Blu Maria e il secondo si chiama Rosso Leonardo. Un desiderio per il 2023 è trovare qualcuno, un editore che voglia diffondere la mia storia. Qualcuno che diffonda il mio lavoro, qualcuno che poi mi chieda di farci un film, una serie televisiva, tutto quello che volete. Insomma, se uno deve sognare in grande. Allora, vabbè, dai, bischerati a parte, è stato un anno pesante, a livello scolastico pesantissimo, il lavoro a scuola è sempre più pesante, mi piace molto stare in classe, però purtroppo c'è tutto un contorno molto faticoso. Queste tre vite, portare avanti tre vite insieme non è facile e forse un giorno dovrò rinunciare a una delle tre e spero, se devo eliminarne una, eliminerò quella di fare l'insegnante perché non posso certo eliminare quella di dipingere, di scrivere. Quindi vediamo, insomma, vedremo in futuro che cosa sarà. Però intanto vi fo un po' vedere che cosa ho fatto oltre a scrivere. Allora, la storia continua, è la storia sempre di Leonardo e Maria.
E in questo secondo vedete, questo è il disegno fatto a acquerelli per la copertina. Lavorato tanto, eh? Ho fatto anche il ritratto del nostro caro Leonardo, che è Robert Pattinson, in poche parole. È un omaggio a Twilight, è stato quello che mi ha avvicinato, insomma, il blockbuster che mi ha avvicinato al mondo rosa. Poi ci sono altri omaggi, vedete, a vari artisti, opere d'arte, che servono alla fine di ogni capitolo a sottolineare anche la storia, quello che sta accadendo, non sono fini a se stessi, cioè fanno parte della trama. E vedete Gauguin, Botticelli, Matisse, va bene, vari ed eventuali, Tiziano. Allora, nel primo volume ho sofferto molto nel realizzare questi omaggi, perché mi sembrava veramente di mancare di rispetto a questi autori incredibili che io adoro. Poi però invece in questo secondo volume mi sono più divertita, perché alla fine mi sono detta, ma dai, cioè, non gli stai mancando di rispetto, gli stai facendo un omaggio veramente con la testa cosparsa di cenere, guardando a terra e non volendomi confrontare in nessun modo. Quindi è stato anche bello perché mi sentivo vicina a questi artisti meravigliosi che mi hanno aiutato a spiegare questa storia anche visivamente. Che cosa posso dirvi di questo secondo libro? L'ho scritto perché le persone che hanno letto il primo mi hanno chiesto di scrivere il seguito. Mentre scrivevo il primo, io già sapevo la storia come si sarebbe evoluta e quindi volevo fare un romanzo che fosse fine a se stesso, chiuso insomma, che si concludesse, però devo dire che è stata l'occasione per mettere per scritto qualche cosa che avevo già nella testa ed è stato bellissimo anche perché mi ero molto innamorata dei protagonisti, soprattutto di Leonardo, e quindi andare avanti e continuare a stare con lui e anche con Maria è stato bellissimo e ora mi mancheranno molto. Allora, va bene. Che cosa, per fare un po', per far capire a chi ha letto il primo, che cosa, ovviamente senza spoiler, però posso dire questo, che il primo romanzo è un romanzo soprattutto, di un romanzo di rinascita e soprattutto analizza il desiderio, e quindi è intrinseco il desiderio di rinascere, il desiderio dei due protagonisti, ed è stato facile dare una sensazione, cioè facile, insomma. Comunque, arrivare al desiderio attraverso la negazione, il vorrei ma non posso, è qualcosa che funziona molto bene. Nel secondo, invece, ho cercato di parlare più di un'altra cosa che non è il desiderio, ma è l'amore. E l'amore è un sentimento molto diverso dal desiderio, dal bisogno. L'amore è un qualcosa che va al di là del tutto bello, tutti felici, tutti allegri. L'amore veramente è un sentimento che si deve, che si verifica, si rafforza, esiste davvero quando riesci ad attraversare le difficoltà che fanno parte di una vita, di qualsiasi vita, anche quelle fiction, diciamo. E quindi va, spero che vi lasci un buon sapore questo secondo libro in bocca. E quindi che vi posso dire? Buona lettura! E troverete il libro in vendita su Amazon in versione cartacea con illustrazioni a colori, in versione ebook Kindle che potete leggere anche se non avete un ebook perché potete scaricare e leggere su un tablet o su un telefonino o su un computer, quindi Amazon dà questa possibilità e costa pochissimo, 2,69 euro, di cui io ne prendo uno. Invece la versione cartacea costa effettivamente 16,60 euro e io ne prendo sempre uno, però la stampa a colore è veramente molto cara, ma ovviamente ci voleva per forza per supportare questa storia, questa saga dei colori. Lo potete anche leggere gratuitamente con Kindle Unlimited, quindi lo scaricate Unlimited e lo potete leggere gratuitamente sempre in versione ebook. Che vi posso dire? Buona lettura, io vi ringrazio tantissimo per ogni tipo di feedback che mi aiuterà a cercare di realizzare il mio desiderio del 2023 e degli anni a venire, appunto di far circolare le mie storie, di far conoscere il mio lavoro. Quindi grazie, grazie, grazie per ogni vostra recensione, per ogni vostro ritorno qui su YouTube, su Instagram, su Facebook, soprattutto su Amazon, su Goodreads. Trovate il mio profilo Ilaria Bonnelli e vi ringrazio tanto se farete questo per me, cioè mettere un like, scrivere qualcosa, dare una recensione a 5 stelle.
E veramente vi ringrazio tantissimo e mi aiuterete. Visto che non c'è ancora il genio della lampada, aiuterete me a realizzare da sola i miei desideri. Grazie e buon anno, buon 2023 a tutti. Fate come me, realizzate i vostri desideri. Arrivederci e buon anno.